Ciao ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Bidpark. Andremo a creare insieme l'orecchino Sanem. Ed eccolo qui, davvero molto molto carino, piccolino rispetto agli orecchini che realizzo sempre il mio solito. Questo è davvero molto piccolo e concentrato. Centrale c'è un rivoli da 8 mm della Swarovski e questo è appunto l'orecchino Sanem. I materiali sono davvero molto semplici, presi sempre appunto dal sito di Bidpark. Questo è il retro dell'orecchino e adesso vi illustro ovviamente sia i materiali e poi vi lascio al tutorial. Il materiale per poter realizzare l'orecchino Sanem è il seguente. Innanzitutto un rivoli da 8 mm, ho preso questi qui, sono esattamente 36 pezzi dal sito di Bidpark e sono in colorazione ametista. Davvero molto belli questi rivoli da 8 mm e si possono realizzare tantissimi progettini solo con i rivoli, quindi ve li consiglio, vi lascio sempre il link giù in descrizione e questo è appunto il codice. Poi vi occorrono esattamente per orecchino 8 di queste qui che sono le round da 4 mm. Le ho prese in questa bellissima colorazione verde e questo è appunto il codice. Poi ho utilizzato le Permanent Finish Galvanized Rose che sono appunto queste qui della Toho e questo è il codice. Le PF551. Poi ho utilizzato le Rocaille sempre della Toho in questa bellissima colorazione, questo è il codice e sono appunto le 44 della Toho, le 150. Poi ho utilizzato un altro colore di 150 che è questo qui e sono le Metallic Dark Bronze, sono le 0457, aspettate che provo ad aprire e sono queste qui, le utilizzate per l'incastonatura sul retro. Ed infine ho utilizzato questo bellissimo perno in acciaio, questo è il codice ed è questo perno qui, un attimino qui, eccolo qui, davvero molto bello ed elegante e sul retro c'è appunto l'anellino. Come filo sto utilizzando il filo monofilamento di nylon da 0,16 e un ago della Pony misura 12. Vi lascio al tutorial. Primo passaggio, vado ad incastonare il mio rivoli da 8 mm con la tecnica del peyote. Inserite esattamente 20 rocaille della Toho sul vostro ago e sul vostro filo, chiudete la lavorazione a cerchio, effettuate due nodini e poi proseguiamo con l'incastonatura. Rieccomi, vado a realizzare esattamente una semplicissima incastonatura al peyote, quindi una rocaille sul nostro filo, salto una perlina e rivado nella terza perlina della base. Ancora sempre una rocaille, salto una rocaille della base e rivado in quella che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine del giro. Ovviamente l'ultima perlina da inserire, vado ad inserire l'ago sia nell'ultima perlina della base e anche nella prima perlina inserita di questo giro. Questo è il risultato. Adesso in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una rocaille 150 bronzo. Quindi rocaille 150 e rivado nella 110 che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine del giro, inserendo appunto queste rocaille 150 in questi spazietti qui vacanti. L'ultima 150 da inserire in questo punto, vado ad inserire l'ago nella 11 e nella 15, poi andrò a realizzare un secondo giro di rocaille 150 per concludere l'incastonatura sul retro. Poi ovviamente, come qualsiasi incastonatura, ripasso su queste perline sporgenti qui interne per andare a realizzare altri due giri di rocaille 150 per poter appunto incastonare il mio rivoli da 8 mm. Realizzo l'incastonatura e ritorno da voi. Rieccomi, questa è l'incastonatura sul davanti con le rocaille 150 verdi e questa invece è sul retro. Adesso sono proprio fuori da una delle 150 sul retro, in modo che vado, in questo caso qui, vado a chiudere la lavorazione sul retro in modo da proteggere il rivoli da 8 mm. Quindi adesso mi ritrovo a fuoriuscire da una delle rocaille 150, inserite una nuova 150 sul vostro ago ed eccola qui e rientrate con l'ago e con il filo in altre due 150 sporgenti, in queste qui. Questo passaggio vado a ripeterlo ovviamente per 5 volte, sempre una rocaille 150 ed eccola qui e rientro sempre in due rocaille 150 che vengono sempre subito dopo.
Vado ad inserire anche l'ultima 15-0 ed eccola qua e rientro ovviamente in queste due rocaille e anche nella prima rocaille sporgente inserita di quest'ultimo giro, quindi rientro in queste tre rocaille 15-0 e tiro bene il filo. E questo è il risultato. Vedete, c'è una sorta di stellina. Queste perline sporgenti, cioè la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, ci servono adesso per realizzare l'ultimo passaggio. Quindi inserite una rocaille 15-0 e rientrate nella seconda perlina sporgente, ed eccola qua, una nuova rocaille 15-0, inserite nella terza rocaille sporgente. Una nuova rocaille 15-0 e rientrate nella quarta perlina sporgente. Nuovamente. L'ultima perlina. Inserite l'ago ovviamente nella perlina sporgente e anche nella prima inserita di questo giro. Ed ecco qua. Adesso non resta che ripassare in queste perline sporgenti inserite in questo preciso momento. Quindi ripasso soltanto in queste perline qui sporgenti. Rieccomi, questo è il lavoro al momento, questo è il davanti dell'incastonatura e questo è appunto il retro. Sono ripassata all'interno delle perline e sono risbucata da questa perlina qui centrale. Adesso inserite due rocaille 11-0 sul vostro ago, ed eccole qua, e rientrate nella, io sono in questa perlina qui, rivado sempre in quella centrale che viene sempre subito dopo. Ed eccole qua, ho aggiunto appunto queste due perline. Adesso inserite una rocaille e rivado nella perlina centrale che viene subito dopo. Adesso due rocaille 11-0 e rientrate nella perlina sempre centrale, sempre quella che viene subito dopo, e alternate ovviamente queste due sequenze, prima due rocaille e poi una rocaille, fino alla fine del giro. Questo è il risultato. L'ultima perlina inserita sul lavoro è questa qui e ho rinfilato l'ago in quella perlina centrale e anche nella prima di queste due. Adesso inserite una rocaille 15-0 verde e rientrate nella perlina accanto, questa appunto della coppia. Inserite una rocaille 11-0 e rientrate nella 11-0 che viene subito dopo. Una nuova 11-0 e rientrate nella perlina andando dal basso verso l'alto. Una nuova 15 e rientrate nella perlina accanto andando dall'alto verso il basso e andate avanti con questa lavorazione fino alla fine, inserendo appunto qui dove è presente la coppia la rocaille 15-0 e in questi due spazietti qui vacanti una rocaille 11-0. Questo è il risultato. Adesso fuoriesco esattamente dalla prima rocaille 15-0 inserita sul lavoro, inserite 10 rocaille 11-0, un round da 4 mm e 10 rocaille 11-0. Le portate ovviamente alla fine del filo, ed eccole qua, e rientrate esattamente nella terza rocaille 15-0, quindi saltate questa e rientrate nella terza rocaille 15-0. A questo punto inserite questa sequenza qui, 3 rocaille 11-0, un round da 4 e 3 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago nella 15-0 che viene subito dopo, in questa. Di nuovo 3 rocaille 11-0, un round da 4 mm e 3 rocaille 11-0, ed eccole qui, e rientrate nella rocaille 15-0 che viene subito dopo. Nuovamente 3 rocaille 11-0, un round da 4 mm e 3 rocaille 11-0.
ed eccole qua, e rientrate nella 150, appunto questa qui di partenza. Tirate bene il filo e questo è il risultato al momento. Mi ritrovo ovviamente a fuoriuscire da questa rocaille 150, rientro anche nella prima rocaille inserita appunto di questo archetto qui di 10, quindi rientro solo nella prima ed eccomi qua, vi sbuco da questa rocaille. Adesso infilo l'ago esattamente in questa rocaille 110 qui, tiro bene il filo in questo modo, inserite una rocaille 110 sul vostro ago e contate esattamente la quarta perlina. Questa è la prima, la seconda, la terza, io mi rinfilo nella quarta perlina, cioè questa delle 10, e tiro bene il filo in questo modo. Adesso ripasso in tutte queste altre perline . Inserite le 3 rocaille 110, rientrate in tutte queste perline fuoriuscendo sempre dalla quarta perlina, questa qui laterale, in questo modo. Ovviamente queste perline portatele all'interno, così, vedete? Adesso di nuovo una rocaille 110 ed eccola, e rientrate con l'ago in questa rocaille qui, questa. Tiro bene e ovviamente rientrate anche nella prima rocaille, cioè questa, e anche nella 150. Rientrate in queste due perline, la prima rocaille e quella, la 150 accanto. Tirate per bene il filo e questo è il risultato. In pratica abbiamo riprodotto gli stessi passaggi da entrambi i lati. Mi ritrovo a far uscire da questa rocaille 150 qui, infilo l'ago anche in queste 3 rocaille 110 e anche nella round da 4 mm. Tiro bene il filo, inserite nuovamente 3 rocaille 110, una round da 4 e 3 rocaille 110, ed eccola qui la sequenza, e rientrate ovviamente nella round centrale, questa. Di nuovo la sequenza e rientrate in questo cipollotto qui. Ed ecco qui il risultato. Adesso ripassate con l'ago e con il filo in tutte queste perline e risbucate esattamente da questa perlina rocaille 110 qui centrale. Adesso inserite una rocaille 110 e una round da 4 mm e rientrate con l'ago nella rocaille 150, questa qui centrale, in questo modo. Adesso rientrate nuovamente nella round e nella rocaille 110 e ripassate nella rocaille, questa qui centrale di partenza. Adesso rientrate di nuovo nella 11, nella round da 4, e ripassate nuovamente nella 15 e in queste due 11. Aspettate che infilo l'ago e vi mostro. Quindi infilate l'ago nella 15 e nella 11 accanto, in queste due, e ripassate anche in questa 11 qui sporgente accanto. Sono risbucata appunto in questa rocaille 110 qui. Adesso inserite una rocaille 110 sul vostro ago e rientrate esattamente nella quinta rocaille laterale, quindi questa è la prima, la seconda, la terza, questa è la quarta, rientro nella quinta rocaille laterale, cioè questa qui. Tiro per bene il filo in questo modo e rientro nuovamente in questa perlina appena inserita e in queste altre due rocaille 110. Tiro bene il filo in modo che si forma questa sorta di curva, ok? Rientro anche nella 150 centrale, cioè questa. Vado a fare lo stesso passaggio anche dall'altro lato, quindi
ripasso anche in questa 11 qui, un attimino che infilo l'ago, eccola qui, in questa 11, e nella seconda 11, cioè questa. Ok, di nuovo una 11.0 sul nostro ago e rientro ovviamente sempre nella quinta perlina laterale. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta e questa è la quinta perlina, quindi rientro solo nella quinta perlina. Ok, e ripasso ovviamente in tutte queste perline ritornando indietro nella lavorazione. Ok, aggiusto per bene tutto, tiro per bene il filo, ripasso nella 15.0 centrale, ripasso nella round e nella 11 e ripasso nella rocaille 11.0, questa centrale. Questo è il risultato. Mi ritrovo a far uscire esattamente da questa perlina qui centrale, eccola qui, inserite 3 rocaille 11.0 e adesso infilo l'ago esattamente in questa perlina qui, che poi è quella che abbiamo appunto agganciato alla quinta perlina laterale. Quindi mi infilo in questa perlina qui. Aspettate che rientro con l'ago ed eccomi qua. Sono rientrata appunto in questa perlina. Questo è il risultato. Adesso ripassate in queste due rocaille 11.0, ripassate anche nella 15.0 centrale e ripassate anche in queste due rocaille 11.0 e anche nella perlina questa appunto collegata alla quinta rocaille 11.0. Questo è il risultato, inserite 3 rocaille 11.0 e rientrate nella perlina questa qui centrale. Adesso ripassate anche in questa perlina qui accanto e risbucate dal cipollottino. A questo punto inserite 4 rocaille 15.0 il perno e 4 rocaille 15.0. E rientrate nel round in direzione opposta ed ecco qua. Ripassate ovviamente il filo in queste perline in questo modo. Adesso ripassate anche nella 11.0 accanto la prima e ripassate direttamente nelle 15.0 verdi. Ecco qua. E adesso ripassate nella rocaille 11.0 in questo modo. Ok, in questo modo abbiamo agganciato appunto la solina anche alle rocaille 11.0. A questo punto riscendo anche in questa perlina qui, questa qui laterale, che poi è la prima di queste tre, riscendo anche in queste tre rocaille qui ed eccomi qui, ripasso anche in questa perlina qui, che poi è quella che ci è servita per collegare sempre la quinta perlina laterale, in questo modo. E risalgo nuovamente in queste tre perline, ok, e ripasso in questa perlina qui, la prima. Con questo passaggio vado a collegare per bene queste tre perline, quindi faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi ripasso anche in questa centrale e ripasso anche in questa qui laterale. Riscendo nuovamente in queste tre, ripasso in questa perlina qui, che poi è sempre quella che ci è servita per collegare la quinta perlina. Ok, e
e ritorno in queste tre. E di nuovo in questa perlina, la terza, in alto. Tiro per bene e questa è la lavorazione al momento. Adesso mi ritrovo in questa perlina e quindi ripasso in questa locale, in queste locale qui laterali. Sono ripassata in tutte queste perline qui esterne e adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui. L'ultima sequenza da inserire sono appunto 5 rocaille 11.0, una round da 4 e 5 rocaille 11.0 e rientrate con l'ago e con il filo sempre in questa round qui. Ripasso un po' all'interno della lavorazione. Ripasso anche nella round, posso anche bloccare il filo in questo modo realizzando un nodino in questo punto, ne realizzo anche un altro ed ecco qui l'orecchino Sanem completato. Questo è il davanti del lavoro e questo è il retro. Sono davvero belli, compatti e rigidi. Questo e l'altro. Ed eccoli qua. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao, ciao a tutti!